sedotti da Dio, appunti sparsi per sacerdoti del sacerdote Alessandro Maria Minutella. Capitolo 3. Geremia, il profeta senza equilibrio. Iniziamo la nostra serie di meditazioni e lo facciamo attraverso il libro del profeta Geremia. Parleremo di lui e della sua vicenda e cercheremo di trarre alcuni spunti utili per la nostra vita di preti. Geremia è un profeta dell'Antico Testamento, vissuto all'incirca 600 anni prima della venuta di Cristo. Geremia è un profeta senza equilibrio, come lo definiva Adrien von Speyer. Quello di Geremia è stato definito un vero dramma storico che coinvolge un povero giovane sprovveduto e inadatto. La risposta imbarazzata e inadeguata del profeta ce lo rende particolarmente vicino e persino attraente. Forse vi possiamo scorgere tratti autobiografici. D'altra parte, questo libro profetico, il più esteso dell'Antico Testamento, 52 capitoli, conserva al suo interno una specie di diario intimo del profeta, che gli studiosi chiamano, alla maniera di Sant'Agostino, le confessioni di Geremia, più esattamente tra i capitoli 10 e 20. Come vedremo, sono dei poemi autobiografici vibranti, nei quali è dipinto il dramma di un povero giovane profeta che paga di persona l'odio dei suoi persecutori, che vorrebbe per questo tirarsi indietro, ma quasi costretto dall'interno, resiste con eroica pazienza, lasciandosi trascinare da Dio dentro il dramma del suo popolo. Parlerò dunque del profeta di Anatot, però sarà solo come piattaforma per una serie di meditazioni che aiutino noi preti a sondare la nostra risposta a Dio. Nei 52 capitoli che formano il libro, una cosa emerge subito con evidenza. Geremia, questo giovane timido e riservato, viene sequestrato da Dio, senza quegli equilibri tipici che la teologia pone tra volontà di Dio e risposta dell'uomo. Sempre nella Scrittura, persino con la Vergine Maria, Dio non violenta mai il libero assenso, soltanto lo coinvolge. Con Geremia, in effetti, si prova imbarazzo di fronte a questa biblica certezza, perché il giovane profeta viene raggirato e poi sequestrato da Dio. Scrive al riguardo la mistica Adrienne von Speyer: riceve la sua missione da sempre, prima ancora di nascere, prima di potersi esprimere in proposito, di poter dire un sì o un no. È stato da sempre eletto e oppresso dalla sua missione. Forse ancora è più apparentato con Giobbe, per il quale, in modo altrettanto misterioso, la dimensione della libertà umana viene come subordinata al disegno di Dio. Del resto, si tratta di un modo di agire divino che sovente si ripete. Insomma, è come se nella vita di non pochi amici di Dio la libertà sia come sottintesa o addirittura annullata. In realtà, come insegna San Tommaso d'Aquino, si tratta di una previsione del cielo. Dio sa già nella sua onniscienza che questa libertà personale del chiamato è del tutto disponibile al progetto, ancor prima che vi venga coinvolto. Geremia è probabilmente il più timido fra i profeti, forse somiglia un po' ad Abramo, ma sicuramente lo supera. La timidezza, che non tutti hanno, è una buona cosa nella vita. È una specie di dote naturale che sta in mezzo.
Chi ce l'ha non la vorrebbe e chi non la possiede la rimpiange. E in effetti la timidezza, la riservatezza, questo schivarsi prontamente da ogni candidatura a leader, da ogni protagonismo, uno schivarsi che è più tipico del mondo femminile e meno di quello maschile, serve come impianto per affrontare la vita con uno sguardo più libero. Lo stress è frutto di una reiterata assunzione di responsabilità, il prezzo da pagare per quelli che sono l'opposto dei timidi, ed è notevole perché vogliono avere sempre tutto sotto controllo. Le loro gelide e sudate mani sui comandi della vita sono un rimando alle loro anime stressate. Del resto, mi pare di poter dire, leggendo le storie dei personaggi biblici come quelle dei santi, che quanti Dio ha destinato a ruoli decisivi nella storia della salvezza sono anche i temperamenti più miti e riservati. Lo Spirito Santo può lavorare meglio in loro. Sono quelli che preferiscono coltivare la dimensione dell'interiorità, che amano godere delle piccole cose del quotidiano, incuranti delle grandi aspirazioni ideologiche e tanto meno degli accesi contrasti dialettici della storia. Non quindi uomini vili e gretti, ma saggi e sapienti. Geremia era sicuramente candidato a questo stile di vita. Amava l'hortus conclusus del quotidiano, non per questo destinando se stesso all'insignificanza, ma conferendo a questo monotono ritmo del quotidiano una valenza interiore, l'unica che fa la differenza. D'altra parte, quante volte i grandi personaggi della storia o gli uomini di governo, anche nella Chiesa, hanno rivelato temperamenti disturbati, doppi, dissipati, inquieti e autodistruttivi, mentre quante esistenze sconosciute sono invece trascorse in un appagamento pieno. L'insignificanza non è dettata dall'assenza di grandi gesta storiche e culturali, ma dallo svuotamento dissipato del cuore, incapace di governare se stesso. Per questo, un monaco eremita ignoto al mondo può avere vissuto meglio di un leader politico che calca le piattaforme del mainstream globale. Il segreto sta nel cuore. Geremia aveva tutte le carte in regola per candidarsi a questo regime di vita pacato e quieto, umile e riservato, ma è andata diversamente. Con ogni perdita di equilibrio, il giovane, incapace persino di esprimersi, è costretto a farsi profeta duro ed intrepido. Il ragazzo timido e riservato deve diventare un segno profetico di fronte a un popolo troppo sicuro di sé fino all'insolenza. Fra i profeti è quello che più di tutti deve annunciare il tema più sgradevole, quello dell'imminenza del castigo di Dio. Quando tutti si accaniranno contro di lui, in realtà dimenticheranno di avere innanzi soltanto un povero giovane inesperto. La rabbia su Geremia è quella verso Dio, che rimprovera un popolo ipocrita e insolente. Loro si arrabbiano, nutrono odio e si spazientiscono con Geremia, ma in realtà la loro rabbia è contro Dio. Lo vedremo. È una storia avvincente, dove protagonisti principali sono Dio da una parte e Gerusalemme dall'altra, divenuta infedele e sorda ai richiami del cielo. Quindi Dio e Gerusalemme
contrapposti tra di loro, dal momento che Dio li invita alla conversione e gli ebrei invece rispondono con la persecuzione del profeta. E Geremia? Geremia sta in mezzo, come dice Adrien von Speyer, ma senza equilibrio. Dio glielo ha tolto questo equilibrio, oggi tanto adoperato come criterio nella Chiesa. La verità con Geremia è un'altra. La colonna sonora della sua vita profetica, vibrante e coinvolgente, è un elogio della vittoria del mistero sui tanti tentativi, interni alla Chiesa come già nel popolo ebreo, di incapsulare l'agire di Dio in cartelle gestibili e perciò innocue. Si può arrivare per questo persino al lamento, registro caratteristico del giovane profeta, che esprime un sentirsi trattati male da Dio, dal momento che egli, Dio, sembra non adeguare la dimensione della chiamata alla dimensione umana di Geremia. Generalmente, anche nell'uomo chiamato da Dio, nel caso per esempio della vocazione sacerdotale, un orizzonte di autogestione rimane, anche se ristretto e soprattutto invisibile agli altri. E per quanto si tratti di un orizzonte rischioso, perché può sempre alla fine prevalere sul primato di Dio e della missione, resta comunque assai diffuso tra i chiamati. Non tutti però, perché alcuni, forse pochi, come Geremia, perdono il diritto dinanzi a Dio di avere questo orizzonte personale. E allora, quelli come Geremia dovranno conoscere pure la rabbia, nutrita di invidia, da parte della casta dei chiamati oramai prigionieri dei propri orizzonti, perché quelli come lui sono un rimprovero, soprattutto per quelli che dopo aver detto di sì a Dio ritornano nascostamente sui propri passi.